Club Imprese Modenesi per la responsabilità sociale d'impresa è dal 2009 un laboratorio di imprese in rete che collaborano per coprogettare interventi di sviluppo e innovazione sociale e ambientale. Facilita l'incontro tra imprese di varie dimensioni e settori industriali e dei servizi in provincia di Modena. Lo scambio di pratiche gestionali su temi di cambiamento per coniugare benessere e competitività d'impresa. Svolge una funzione di incubatore progetti di responsabilità sociale in vari ambiti. Nel 2012, quarto anno di attività, oltre 57 imprese di 10 settori hanno lavorato in 7 incontri con 300 presenze di referenti di imprese con vari ruoli su temi di frontiera, di attualità per lo sviluppo sostenibile di impresa, per una maggiore inclusione sociale, maggiore benessere per i dipendenti e migliori rapporti con il territorio tra scuole, mondo del volontariato e amministrazioni pubbliche. Nei vari incontri del 2012 sono state coinvolte 15 testimonianze esterne dal mondo del volontariato, della ricerca, di reti di imprese, dell'università. Parallelamente, il club ha svolto attività di promozione e testimonianza in 10 eventi su scala regionale e nazionale. Il club ha ottenuto un riconoscimento di buona pratica nazionale per il terzo anno consecutivo per la promozione della responsabilità sociale d'impresa al principale premio nazionale Social Award. Fare innovazione non è solo quella tecnologica, ma è quella più del comportamento e dell'organizzazione, perciò non è un adempimento ma è un comportamento, cioè un modo di fare, un modo di sviluppare impresa, e tra questo modo di fare impresa, nel guardare avanti, nel cercare di realizzare un'impresa che duri nel tempo. Nel 2012 le 57 imprese hanno elaborato complessivamente 48 progetti di responsabilità sociale d'impresa, di cui 10 in partnership e 38 progetti promossi singolarmente su vari ambiti. Collaborazioni tra imprese territorio, progetti con le scuole, progetti per il lavoro, welfare aziendale, cultura d'impresa, misurare gli impegni responsabilità sociale. Abbiamo costituito questo gruppo al fine di calcolare alcuni indicatori che volessero dimostrare quanto ci potesse essere correlazione tra un'azienda che adotta principi di responsabilità sociale con la competitività e con lo sviluppo aziendale. Il target sono gli studenti della terza media inferiore. L'obiettivo è quello di offrire loro una margherita e ogni scuola sceglie i petali che ritiene più opportuni. Un primo petalo è l'educazione al risparmio e al consumo responsabile, uso consapevole del computer è un altro petalo, orientamento alla scelta della scuola superiore con attenzione alle scuole tecniche, orientamento al vivere assieme con il centro servizi per il volontariato e anche orientamento alla sportività, il tutto condito da anche dei cartoni animati fatti in collaborazione col Venturi. Rappresento un gruppo di aziende che si è occupato di un progetto di sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di diffondere fin da giovani, fin da prima del mondo del lavoro quindi, il concetto di prevenzione. Abbiamo lavorato attraverso, diciamo, la collaborazione prima con la scuola media inferiore, adesso lo faremo con l'università, attraverso la realizzazione di un concorso video. Questo concorso video saranno dei cortometraggi, dovranno contenere delle tematiche di sicurezza sul lavoro in modo tale da abituare così diciamo a questi argomenti i ragazzi fin da giovani, coloro che poi saranno lavoratori del futuro. Il progetto da noi realizzato riguarda l'integrazione dei lavoratori stranieri. È rivolto sia a dipendenti dell'azienda che a collaboratori. E abbiamo utilizzato per realizzare questo progetto il Centro Territoriale Permanente. Si tratta di un centro di formazione istituito dal Ministero che ci consente di avere una minima spesa per la realizzazione del progetto e dà una ampia diffusione sul territorio. Quindi i lavoratori possono recarsi a svolgere questi corsi di formazione senza doversi spostare tanto dalle proprie abitazioni. L'obiettivo nostro è quello di potenziare le occasioni di inclusione sociale e di inserimento lavorativo delle fasce deboli. Il progetto viene svolto in collaborazione col Comune di Fiorano, con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e con la cooperativa Gulliver che gestisce il servizio di inserimento lavorativo del distretto. Abbiamo aperto questo negozio in centro a Fiorano dove produciamo degli oggetti artigianali recuperando oggetti di scarto che raccogliamo in discarica o da utenti privati.
seguiamo il progetto Emporio Sociale di Modena, lavoriamo assieme ad altre aziende del club, quali il CONAD, la LAPAM, CNA. L'obiettivo è quello di creare, di aprire a breve un supermercato destinato alle famiglie che hanno bisogno, che sono passate dai servizi sociali e quindi hanno la possibilità di venire a fare la spesa gratuitamente oppure in cambio di servizi. Questo è un obiettivo di lungo periodo perché si coinvolgerà tutto il territorio modenese il più possibile e ha uno sfondo sociale perché ovviamente si darà una mano a tutti quelli che in una fase della loro vita o per in certi periodi hanno bisogno di un supporto. Un progetto che abbiamo portato avanti l'abbiamo chiamato di Work-Life Balance. Abbiamo creato una serie di servizi per il salvatempo per i nostri dipendenti e l'abbiamo inquadrato tutto in un portale nella nostra internet aziendale dove tutti i dipendenti possono avere accesso ed attivare i vari servizi e vedere quali sono le convenzioni. All'interno di questo abbiamo fatto partire anche un progetto di counseling per i dipendenti che è molto apprezzato dai dipendenti come supporto nel bilanciare la propria vita familiare e vita lavorativa. Oggi la qualità e la competitività di un'azienda non la si costruisce solamente sullo sviluppo e l'innovazione dei processi produttivi e dei loro prodotti, ma si misura anche nella capacità di costruire al proprio interno un clima aziendale, un ambiente aziendale che costruisca le migliori condizioni possibili per lo sviluppo delle risorse umane al proprio interno. Il lavoro che abbiamo fatto attraverso il club della RSI punta proprio a questo, a un confronto tra le migliori aziende che abbiamo sul nostro territorio per scambiare esperienze sui welfare aziendali, sulle attività fatte per la qualità aziendale, per la qualità ambientale di queste aziende nel rapporto anche con l'esterno e costruire un bagaglio di esperienze che ogni azienda poi riuscirà a portare al proprio interno. 58 aziende, oltre 100 progetti che sono stati costruiti, certamente un'esperienza positiva che vogliamo continuare anche nel futuro. I progetti di dettaglio e altre informazioni sono visibili nel sito www.comune.modena.it/clubrsi. Alcune imprese del club hanno ottenuto riconoscimenti europei, tra cui il Great Place to Work, come combinazione di interventi per migliorare la qualità della vita dei dipendenti, per conciliare tempi di lavoro e famiglia. I vari progetti svolti da piccole, medie e grandi imprese del club nel 2012 e negli anni precedenti dimostrano che è possibile fare, nonostante situazioni di crisi, reti di imprese, con benefici per le aziende coinvolte, per i dipendenti, il territorio e l'economia locale, e offrire nuove opportunità di sviluppo, innovazione su vari fronti e cambiamento.